La Polisportiva Santa Maria sta mettendo in atto una serie di iniziative ecosostenibili grazie alla collaborazione con Legambiente, Sari e il Comune di Castellabate. Mini isole ecologiche presso lo stadio Antonio Carrano di Santa Maria di Castellabate, l'impianto sportivo che ospita le gare casalinghe dei giallorossi per promuovere una corretta raccolta differenziata anche allo stadio tra tesserati e tifosi. Borracce in alluminio per sostituire quelle in plastiche tra la prima squadra e il settore giovanile sono tra le nuove azioni che la società cilentana ha adottato e nel pomeriggio di ieri ha ufficialmente presentato alla cittadinanza presso lo stadio Carrano l'iniziativa. È un'iniziativa quella di oggi di carattere ambientale che segue un'iniziativa che circa un mese fa con Legambiente la Polisportiva ha organizzato con il settore giovanile della Polisportiva con fondali e spiagge pubbliche. Si è portato un bel risultato durante quella giornata. Sono state ripulite le spiagge, oggi è un altro momento importante perché la Polisportiva è molto molto sensibile ai temi ambientali, oggi fa un passo avanti attraverso il Comune, attraverso la Sari che gestisce tutto il ciclo dei rifiuti ottimamente perché parlano per noi e la percentuale della raccolta differenziata e poi in generale tutta la gestione dei rifiuti qui a Castellabate. Oggi saranno consegnate delle borracce, saranno sia ai piccoli ma anche alla squadra e sono state installate delle piccole isole ecologiche. Questo per far passare il messaggio che in una struttura pubblica, e credo che sia, diceva Michele poco fa, che è uno dei primi esempi a livello locale, a livello regionale, nazionale addirittura, appunto un'iniziativa di questo genere, ne siamo orgogliosi. Ringrazio il Presidente, rappresentare qui la Sarine per questo progetto che come dice Michele sei il primo in Italia. Siamo sempre molto attenti a chi voglia iniziare ad andare in un passo un po' più in là della raccolta differenziata. Faccio i complimenti per la permanenza, ma in Serie B, ma soprattutto anche per questo splendido settore giovanile, davvero è molto molto bello. Bocca al lupo, per la prossima. Siamo pronti a realizzare la prima scuola calcio sostenibile in Italia. Allora, molte delle nostre proposte diventano virali. Quando sono partite 5.000, pochi credevano che potesse avere un successo mediatico e di partecipazione così grande. Oggi, domani questa parte sarà su tutti i giornali e oggi su tutte le televisioni italiane. E noi vogliamo che questa occasione oggi, con i bambini della Polisportiva che hanno partecipato con noi a spiagge e fondali puliti, rappresenti il primo passaggio di una contaminazione dello sport sui temi ambientali. Noi vorremmo che tutte le scuole calcio, perché funziona così, quando i genitori sono come bambini per la raccolta differenziata o per altre questioni di questo tipo, i bambini disdegnano, dicono per favore, se glielo dice l'insegnante, dice adesso quando mai vuoi la raccolta differenziata, ma se glielo dice il mister, i bambini ascoltano. Allora, questo è uno dei primi risultati e quindi noi vorremmo che tutte le scuole italiane calcio, stiamo parlando anche con squadre di serie B e di serie A, ma io sono contento che da Castellabate parta oggi questo segnale. Vedete che diventerà virale. Accanto alle borracce, accanto alle micro isole ecologiche, il risparmio idrico, il riscaldamento dell'acqua, magari qualche pannello solare per il riscaldamento dell'acqua, noi dobbiamo educare questi bambini, dobbiamo educarci con un maggiore rispetto all'ambiente. L'educazione ambientale deve essere pervasiva, deve interessare tutti i momenti della nostra vita. Noi abbiamo un partner importante a Castellabate, un'altra in realtà, che è la Sarim, che è molto sensibile, ci sostiene, è bastato dirlo e sono arrivate lì le oggi, è bastato dirlo e sono arrivate 250 borracce. Grazie.